Ho iniziato senza soldi, senza niente, non avevo niente e è stata la mia volontà e la mia curiosità di riuscire a fare questi prodotti. Non avevo nessuna idea di come erano fatti questi prodotti e quindi mi sono dato da fare, ho cercato sul mercato un tessuto idoneo per poter poi fare queste mascherine. Il problema è stato trovare il materiale, nessuno conosceva la tecnologia per poter lavorare questi materiali, per poterli formare. Ho cercato sul mercato per vedere se qualche azienda era in grado di poter fare queste macchine. In effetti non ho trovato nessuno, allora mi sono dedicato io, quanto sono anche un po' appassionato di meccanica, e quindi ho trovato il modo per poterle fare. Se nasci in un contesto imprenditoriale è ovvio che respiri l'azienda, respiri quello che fa fin dall'inizio. I miei mi hanno portato spesso, mio padre mi ha portato spesso in produzione, in fiere, quindi ho sempre respirato e percepito il potenziale di questa azienda. Quindi ho deciso di mettermi in gioco in un progetto che appunto nasceva all'interno della mia famiglia per cercare di portarlo a essere un player mondiale. Sono Pierpaolo Zani, amministratore delegato di BLS. Quando sono partito 25 anni fa, eravamo in 3 o 4 paesi. Oggi siamo in 53 paesi nel mondo. Sono entrato in un'azienda che aveva 500 metri quadri e aveva 2 macchine. Vado qui, ho 10 linee di produzione e questo sono soddisfazione. Girolamo Magotti. Età, lasciamola perdere. Cosa ho deciso di fare in questa azienda? In realtà abbiamo deciso di specializzarsi in quello che era il nostro know-how, quindi la protezione delle vie respiratorie, e cercare di farlo nel piccolo la maggiore innovazione possibile. Avevamo un'ottima base produttiva, un'ottima capacità del saper fare le cose, però bisognava dare una connotazione diversa ai prodotti, non solo in termini di produrli, ma produrli belli, ergonomici, comodi, ed oggi possiamo parlare poi di innovazione, di tutto quello che sono le leve su cui oggi stiamo facendo forza. Noi abbiamo acquisito un'azienda nel 2003, un'azienda italiana, Tecnopro, che produceva tutto quello che erano maschere pienofacciali. Questa azienda non produceva filtri e aveva un piccolo fornitore in Spagna. Quando nació Inair, nació con una persona che è Ignacio Vallcorba, che fu la persona creativa, la persona che creò la empresa. Il resto di gente che stiamo a suo lato, stiamo perché sta él. Porque le hemos ayudado, pero en realidad la magia la ha hecho Ignasi. La chimica che era nata con Ignasi e con Carmen in quel momento erano una delle spinte per la crescita dell'azienda. Y después formamos nuestra empresa con un filtro especial diseñado con P3 y un carbón activo que era, pienso, innovador, y al no tenerlo mucha gente, bueno, nos presenta muchas empresas querían trabajar con nosotros hasta que el señor Luciano fue la persona que vimos que era la más indicada para estar junto y trabajar con ellos. La relación que ha sido con el señor Luciano de BLS ha sido siempre de amistad, porque no ha habido nunca ningún contrato, pero ha sido el que nos ha dado el ánimo de trabajar desde tan lejos de Italia. Grazie alla Spagna siamo riusciti a completare ad investire inizialmente con loro e poi acquisendola completamente una realtà specializzata come eravamo specializzati noi. Noi eravamo specializzati in usa e getta, loro erano specializzati in riutilizzabili. Da qui la visione di unire fondamentalmente 3 aziende, BLS da una parte, Tecnopro che avevamo appena acquisito e l'allora Inair sotto un unico cappello. Prerogativa dell'azienda è quella, oggi come oggi, è qualità. Il mercato vuole la qualità. La necessità di avere
una divisione di ricerca e sviluppo, un reparto che si occupi dei materiali, che tenda sempre a migliorare la produzione. Hay un equipo dentro de BLS que está trabajando con nuevos productos, que está investigando, que estamos trabajando con nuevas materias a nivel de filtración, con nuevos carbones, con nuevas cantidades, con nuevos filtros. Tante volte all'interno del nostro dipartimento di ricerca e sviluppo ci sono delle intuizioni tali per cui si mette sul tavolo un'idea, la si condivide e si cerca di capire se è un'idea che può essere inserita all'interno di un prodotto. Come ufficio tecnico cerchiamo di andare spesso sul campo da quello che è l'utilizzatore finale. Perché i nostri clienti sono i nostri ambassador, per questo andiamo spesso a sviluppare le soluzioni e con i distributori, ma spesso ancora di più con gli utilizzatori finali. La tecnologia in questa azienda ha due grandi anime, una è la tecnologia di prodotto e l'altra è la tecnologia di processo. Abbiamo introdotto impianti di confezionamento automatico. Riusciremo adesso a produrre senza contaminare il prodotto, ovvero la no human touch. Presto andremo a sostituire tutte quelle componenti con sistemi attuativi elettrici o elettromeccanici che ci consentano di ridurre i tempi di reazione della macchina al fine di guadagnare così tempo ed essere molto più competitivi sul mercato. Da 2 anni a questa parte abbiamo portato il gestionale in produzione. Questo ha rappresentato un grande vantaggio, è uno strumento per l'ottimizzazione del reparto e rappresenta un vantaggio competitivo per l'azienda. Oggi come oggi è fondamentale per un'azienda avere contezza del dato, della sua posizione, di quello che succede. In questo modo, attraverso il monitoraggio e la raccolta del dato, si può suggerire all'utente, all'operatore, alla funzione aziendale un'azione correttiva o uno sviluppo. Mentre la tecnologia di prodotto, beh, qui apriamo un grandissimo capitolo. Pensiamo ad esempio all'introduzione di sensoristica all'interno dei facciali che permette di rilevare la respirazione, quindi dare all'utente un feedback differente, qualcosa che fino a qualche tempo fa non era possibile. Oggi noi ci troviamo con un vantaggio competitivo anche perché abbiamo iniziato a utilizzare strumenti di progettazione sul fitting, quindi strumenti anche digitali e elettronici in questi termini, in termini di prototipazione, in termini di scanning 3D, in termini di fit test stesso, che oggi ci permettono di essere sicuri che quando lanciamo un prodotto sia assolutamente molto ben accettato e dall'utilizzatore e dal mercato stesso, perché ha delle caratteristiche di innovazione. Oggi la qualità è il first. Per noi l'università, le start-up universitarie, i contratti di ricerca sono strumenti di innovazione. Sicuramente la necessità di ampliare la platea di attori che possono partecipare all'innovazione dell'azienda è una delle visioni che abbiamo. Ciò che più di tutto gli studenti di oggi possono portare alle aziende, secondo me, è proprio questo, ovvero uno sguardo nuovo. Competenza, conoscenza su tecnologie che oggi nelle industrie non sono completamente adoperate e non sono ancora all'ordine del giorno. La collaborazione nasce attraverso l'Università, il Politecnico di Milano, con uno stage extracurriculare che mi ha portato a sviluppare un progetto di tesi all'interno dell'azienda. L'ambito era quello della sostenibilità, dell'economia circolare, della gestione del prodotto industriale e alla fine di questo stage poi sono rimasto all'interno del team BLS approfondendo tantissime tematiche che non riguardavano più solo il progetto di tesi ma il mondo della gestione prodotto a 360 gradi. Il nostro ufficio tecnico è un mix, nel senso che diciamo che magari abbiamo saltato qualche generazione, ma abbiamo di mezzo sicuramente persone molto esperte e molto mature e dall'altra parte appunto persone molto giovani. Il mix prima di tutto, come detto, porta idee nuove e nelle idee nuove anche idee magari un po' fuori dagli schemi che poi una forte esperienza aziendale, un forte know-how aziendale
può mettere a terra e il sano confronto può portare a idee appunto innovative per l'azienda, ma anche poi per la motivazione delle persone. L'obiettivo è proprio che l'idea anche più pazza possa, grazie all'esperienza, trovare uno sviluppo sul mercato. È un modo per crescere? Beh, assolutamente sì. Il progetto Narvalo è stato una startup incubata fin dall'inizio perché ci eravamo dati l'obiettivo di creare la prima maschera IoT del mercato. Narvalo nasce dai banchi di scuola del Politecnico di Milano, della scuola del design dove io insegno, e grazie anche all'idea di un giovane designer, Ewoud Westerduin, che all'interno di un nostro laboratorio progettuale arriva da me con un'idea di costruire una mascherina di protezione delle vie respiratorie antismog il più performativo possibile. Il progetto è stato, diciamo, innanzitutto validato all'interno del laboratorio, poi ha vinto una selezione Switch to Product che ha aiutato a configurare il modello di business, nel mentre lo studente ha incontrato l'azienda e ha sviluppato una tesi. Quindi di fatto il progetto è stato in qualche modo contaminato a diversi livelli, contaminato dal punto di vista di modello di business, dalle capacità di Polyhub, contaminato dal punto di vista di progetto e di dimensione strategica appunto dal supporto della docenza e del laboratorio di sintesi finale, e poi dal punto di vista produttivo è stato in qualche modo contaminato e aiutato dalla realtà BLS. Se noi siamo capaci di incubare tesi, di coinvolgere un ecosistema di ragazzi, molto probabilmente su 10 progetti, 1, 2 o 3 possono essere progetti che fanno crescere l'azienda. Sa che è uguale. Va bene. Ok. Lo piglia e l'ho dato a lui. Li stampi appena puoi lo più successivo di questi qua. Poi ci siamo trasferiti qua. No, la parte del è anche la mia. A Cormano? E niente, quando siamo entrati c'era l'azienda che era completamente vuota e c'era sta pista bellissima dei go-kart. Fatto sta che ho portato addirittura i miei figli e si sono divertiti tantissimo. Abbiamo fatto le 3 e le 4 del mattino. Allora, mi sono emozionata, raga, non ce la faccio più. Quando sono arrivata in azienda avevo il bambino piccolo, quindi doveva cominciare la materna. E il signor Zani è stato comprensivo e mi ha detto: inizia prima con tranquillità l'inserimento del tuo bambino in asilo e poi con calma iniziamo il percorso di inserimento nel lavoro. Il vero cuore dell'azienda sono le persone che ci lavorano dentro, la loro energia, perché dietro ogni macchina c'è sempre una persona. Quindi per noi è importante il clima aziendale, il benessere delle persone, il soddisfarle professionalmente, la ricerca continua della gratificazione e, perché no, di spingerle un po' oltre i loro limiti. Allora, io quando sono entrata in questa azienda non sapevo neanche che tipo di prodotto, perché non l'avevo mai visto in vita mia. Mi sono resa conto dell'importanza del prodotto che facevo un giorno che mi sono ritrovata in ospedale con mio figlio. C'era l'infermiera che ci passava da mangiare da una finestra con la nostra mascherina BLS. E io lì mi sono resa conto di quello che facevo, perché tra l'altro quel prodotto lo facevo proprio io. La pandemia ci ha colto di sorpresa ed è stata una cosa molto più grande di noi. Avevo paura, paura per me, paura per i miei figli, paura degli altri, paura per tutti. Io venivo al lavoro, piangevo, però quando entravo qua mi sentivo protetta e nello stesso tempo pensavo cosa c'era fuori, nello stesso tempo pensavo che la gente aveva bisogno di noi. Noi siamo arrivati ad avere qua dentro 120 persone. Lavoravamo 3 turni. Covid è stato un game changer, è stato un cambiamento importante dal punto di vista della percezione, del respiro. Sicurezza sul lavoro è un mercato in crescita. Quello che forse è cambiato, prima di tutto, è cambiata la percezione degli utilizzatori finali. Quindi c'è molta più attenzione all'ergonomia, a soluzioni di comfort,
è cambiata l'esigenza della sicurezza. C'è stata un'evoluzione molto molto forte ed è in continua evoluzione. Quando si parla di crescita della cultura di sicurezza è una cosa che avviene, è ovvio che se confrontiamo la cultura della sicurezza che c'era nelle aziende 50 anni fa rispetto a quella di oggi, tutto è completamente cambiato. Va detto che noi come azienda tutto il marketing che facciamo, tutta la partecipazione alle associazioni di categoria, alla formazione delle scuole, ma soprattutto nel giorno per giorno i nostri area manager fanno un'attività di ambassador della sicurezza, cioè vanno a portare verso le aziende cultura. Noi con gli ultimi contratti di ricerca con l'università, con il campus biomedico, stiamo impostando un vademecum della sicurezza per fare cultura non solo, come posso dire, dei rischi, ma delle malattie, cioè entrare molto più in profondità dal punto di vista medico. La protezione come impatta sulla tua salute, in positivo o in negativo? Ti previene delle cose, ma paradossalmente ti può anche peggiorare delle altre malattie, e di conseguenza lo spirito di andare a progettare i prodotti non solo come strumenti protettivi, ma quasi come farmaci verso una maggior sicurezza. Il futuro è in mano ai giovani. Un futuro altamente tecnologico. Secondo noi passa dal comfort. La respirazione impatta a due sensi. O noi siamo capaci di progettare dei prodotti che siano veramente comodi da indossare. Io la sicurezza la do per scontata, il fatto che un FFP3 per noi deve essere estremamente performante, beh, ma questo è scontato, per me, per noi è scontato, perché cerchiamo di progettare sempre il massimo. La differenza devi riuscire a fare un prodotto che sia confortevole, che sia facile da indossare, che sia anche, esaspero un po' il termine, piacevole da indossare. E questo secondo me è la vera chiave per permettere alle persone di proteggersi tranquillamente e senza troppi impedimenti. Beh, nel mondo del B2B è successo questo, quando abbiamo iniziato a portare Narvalo presso alcune grandi aziende, cito una frase di un operaio, quando l'RSPP gli chiede, beh, ma come fai a convincere i tuoi colleghi? E la risposta dell'operaio è stata, beh, si convincono da soli, è come indossare una maschera ma non averla addosso. Quando andavano nell'azienda chiedevano, ma che cosa vuol dire BLS? Bisogna lavorare sempre.